Bene, possiamo iniziare. Saluto tutti i partecipanti, in questo momento circa 160 che hanno deciso di registrarsi in questa importante lezione straordinaria nel ciclo di incontri webinar organizzato dalla Sinistra Italiana, in questo caso la Sinistra Italiana Lombardia, per descrivere momenti e temi all'interno di questo contesto particolare che viviamo a causa del coronavirus. L'appuntamento di oggi, come avete visto, è dedicato alle questioni europee, alle questioni che rischiano di diventare assolutamente centrali per articolare principalmente la risposta economica e sociale alle conseguenze del virus. Saluto innanzitutto i nostri ospiti che sono qui oggi con noi. Inizio con Sergio Cofferati, parlamentare europeo negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019. Andrea Di Stefano, giornalista, co-conduttore della rubrica di economia e finanza su Radio Popolare, Giorno delle Locuste, e direttore responsabile della rivista Valori. Massimo Amato, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi di Milano. Marco Tenga, parlamentare europeo del PPE, gruppo della VNGL. Susanna Camusso, responsabile per le politiche europee e internazionali della CGIL. Ecco, partirei dal titolo che ci siamo dati per la discussione di oggi, un titolo che esplicita l'esistenza di un bivio per l'Europa, o il whatever it takes, la possibilità di una grande riforma generale del sistema delle istituzioni europee, fare il tutto il possibile e anche oltre il possibile, oppure un principio di disgregazione generale. L'Unione Europea ha già visto saltare, o perlomeno, o per meglio dire, sospendere in questo periodo di grande eccezionalità una serie di tabù o di pilastri del suo fondamento costituente, se vogliamo dire. È stato in qualche modo sospeso, o è entrato in grande difficoltà il mercato unico, è stata sospesa Schengen, è stato sospeso persino quel patto di stabilità e crescita che è stato forse uno dei simboli delle politiche di austerità degli ultimi, soprattutto degli ultimi anni. Ma a fronte di tutta questa sospensione di elementi fondanti dell'Unione Europea, non assistiamo al mondo nuovo, come se un mondo vecchio si fosse in qualche modo fermato e il mondo nuovo ancora tarda a venire, l'assenza di un nuovo patto di solidarietà. Ed ecco qui il bivio, guardando soprattutto alla riunione del Consiglio europeo del 23 aprile. Disgregazione oppure un grande cambiamento radicale? Oppure forse, ed è questo lo stimolo che darei a tutti voi per un primo giro, forse non è un bivio ma è un incrocio in cui la strada più pericolosa è la terza, quella dello status quo. Partirei con ascoltare Sergio Cofferati. Io sono particolarmente pessimista. La cosa che temo, il 23, è una discussione aspra, con una conclusione mediocre, un accordo che lascia appeso una parte consistente dei problemi esistenti, non soltanto quelli di carattere economico, ma quelli che riguardano ancora più esplicitamente le regole europee. Con i trattati vigenti, non ha una prospettiva da anni, tesi che ho sostenuto anche da parlamentare con un risultato. E se non si trasferiscono poteri che oggi sono dei singoli verso l'Unione, rinunciando a una parte della propria sovranità, a momenti difficili come quello che stiamo attraversando, o a decisioni che riguardano economici paesi che ad uscire dalla crisi esplodono le contraddizioni. La Grecia non aveva la politica per imporre soluzioni diverse da quelle che molti di noi abbiano
per aiutare. Possono fare la stessa cosa con l'Italia, Spagna, e poi Francia, Israele. Non dire. Temo che alla fine si arriverà ad un accordo senza particolare efficacia, cioè, di come gestire risorse, dove trovare risorse per far uscire i paesi che sono caduti nel dramma del virus più violentemente degli altri, e che questo navigare a vista ci porti semplicemente al prossimo scoglio, poi prima o dopo, temo prima, queste contraddizioni esploderanno. Così l'Europa non può andare avanti, bisogna cercare una soluzione che sia efficace, ma bisogna anche esplicitamente porre, proprio oggi in questa fase, secondo me, il problema della riscrittura dei trattati. Le regole attuali non funzionano. L'Europa non può subire il diktat di un paese piccolo che rappresenta una delle visibili ipotesi peggiori di amministrazione politica, sociale ed economica. Sto parlando ovviamente dell'Olanda. Quando si parla di fisco e di paradisi fiscali, molti cittadini sono abituati a pensare a paesi lontani. Ci sono anche quelli, ma ci sono i paesi vicini, Lussemburgo, dove hanno sede molte aziende italiane, l'Olanda, dove insieme alle aziende italiane, a cominciare da quella più grande di un tempo, che in Italia ha tenuto soltanto la Juventus, tutto il resto è in Olanda, e anche da aziende italiane che hanno profittato delle condizioni vergognose che sul piano del dovuto fiscale l'Olanda fa a chi insedia lì la sua sede. Ecco, non è possibile fare una politica economica senza una politica fiscale, che non c'è una politica fiscale praticabile con le regole di oggi. Per cui io spero che il 23 gli italiani non si limitino a porre il problema di come reperire le risorse, gli Eurobond sarebbe la soluzione ideale. Ma credo che la proposta spagnola sia una proposta che può aiutare la ricerca di una mediazione non irriverente per l'autonomia e la credibilità dei paesi, ma deve porre l'Italia anche il tema della riscrittura dei trattati. Diversamente si guadagna solo un po' di tempo, ma non se ne esce. Passerei la parola a Marc Botenga, che, al dispetto di un italiano che sentirete essere perfetto, non parla la sua lingua madre. Direi, Marc, sei altrettanto pessimista? È necessario per forza cambiare le regole generali per poter arrivare a qualcosa di concreto e di utile? Ma penso che ci sia bisogno comunque di meccanismi, diciamo, di strutturali di solidarietà. Perché è chiaro che l'Europa o l'Unione Europea, come è stata costruita adesso, partendo dal mercato, però basato sostanzialmente sulla concorrenza, non può funzionare, sta creando in qualche modo i suoi propri becchini, se vogliamo, no? C'è l'esempio adesso di quello che sta sul tavolo, però potremmo tornare indietro, potremmo parlare della Grecia, potremmo parlare di altri eventi che comunque stanno creando chiaramente una situazione in cui i popoli, la gente, i lavoratori, spesso quando vengono chiamati a pronunciarsi sull'Europa, si pronunciano contro, cioè perché vedono dei trattati che chiaramente non hanno messo, come dire, non hanno messo i diritti sociali al centro, e adesso sto parlando in modo più, con un eufemismo abbastanza importante. E si vede anche all'est, perché, cioè, insomma, parliamo giustamente adesso di un conflitto, se si può dire così, fra Olanda, Germania e poi i paesi che sia l'Italia e la Spagna, però se vediamo quello che è successo negli ultimi anni all'est, dove paesi hanno perso 15-25% della popolazione, che semplicemente non ci trovava più sbuchi a livello lavorativo, a livello economico, vediamo che è un modello che non può reggere, cioè giocando una parte del continente contro l'altra non può funzionare. Per giovedì
da vedere, cioè secondo me l'accordo è sempre possibile, ovviamente può essere l'accordo peggiore come quello meno peggio, direi quello migliore. Vedo che anche nei paesi, sia in Germania, e penso che sia importante sottolinearlo, sia in Germania che in Italia c'è dibattito, nel senso, e quella è una differenza secondo me importante con quello che abbiamo visto nel 2015, dove c'era un'unione nazionale quasi tedesca contro il governo greco, che adesso in Germania ci sono, c'è un'apertura da certe forze politiche per Eurobond, quindi per meccanismi di solidarietà. Abbiamo anche visto in Olanda che comunque la posizione del governo olandese non è stata gradita da tutti gli olandesi e da tutte le forze politiche olandesi. Quindi, secondo me, diciamo, se quelle forze lì riescono a pesare un po', un compromesso temporaneo si potrebbe trovare. Questo non risolverebbe la questione, come dire, strutturale, perché quello lo sapranno meglio gli altri intervenenti, però la questione è che l'Italia mi pare abbia perso 25% di capacità produttiva, più o meno mi correggerete, non è una questione che si risolverà domani o dopodomani o giovedì, e quindi potrebbe essere una tregua se vogliamo, però non sarà quello che ci vorrà per costruire questa Europa fondamentalmente diversa. Susanna Camusso, questa possibile tregua, questa situazione in cui la grande attesa nei confronti del 23 si possa tradurre con un risultato tiepido, è oggi sufficiente? Noi di fronte a questo possibile bivio possiamo permetterci di stare fermi? Credo che non ci si possa permettere di stare fermi, perché in realtà, come veniva già detto prima anche da Sergio, non c'è un'idea di come si va al futuro. Stiamo facendo, come dire, un dibattito che troppo spesso è simile a quello che si è svolto durante la precedente crisi, che è quella finanziaria, che pure era tutta diversa, con caratteristiche del tutto diverse. E quindi un'idea che vedo troppo frequente, che è quella di tornare a come eravamo, se come se un mese e mezzo fa stessimo tutti assolutamente bene e avessimo risolto i nostri problemi, e quindi ci fosse solo un temporaneo problema di un po' di risorse da immettere, evitando che i paesi facciano debito. Questo mi pare, come dire, la discussione che non funziona, perché quello che si fa in questo periodo, che è ancora il periodo dell'emergenza, e non è affatto detto che sia finita, anche se in molti sono già con la testa alla fase 2, in verità siamo ancora dentro l'emergenza. Il tema è: possiamo permetterci di ricostruire il mondo come era quello prima della crisi, oppure vanno cambiate totalmente le priorità? Se vanno cambiate totalmente le priorità, le conclusioni dell'Eurogruppo sono assolutamente insufficienti, e quindi c'è una necessità che il 23 diventi una data differente. Poi io non mi fermo alle formule, credo che la proposta del governo spagnolo oggi sia una proposta importante nella discussione, che permette, come dire, anche di uscire dagli slogan per andare alla sostanza. Penso però brutalmente che, al di là di essere ottimisti o pessimisti, se l'Europa non si dà una soluzione, sta questa volta decretando la sua scomparsa dall'orizzonte dei pensieri dei popoli che le appartengono. Io proverei a spostarmi sull'agenda del 23, chiedendo a Massimo Amato anche un parere molto specifico su quello che è la proposta spagnola in campo, perché Massimo aveva già parlato nei giorni scorsi molto della possibile agenzia per il debito, che forse, mentre il dibattito sembra avvitato sulla questione messa nel bond, fosse una soluzione che potrebbe essere decisa nel tavolo negoziale. Prima di dargli la parola, volevo ricordare ai nostri partecipanti che è possibile, attraverso il pannello di controllo, formulare delle domande che possiamo poi girare ai nostri ospiti. Massimo. Sì, una piccola premessa. Io in effetti parlo da qualche tempo della possibilità di un'agenzia
europea del debito che a trattati invariati consenta l'emissione di bond comuni senza mutualizzazione. Voi capite che se fosse vero sarebbe veramente l'uovo di Colombo. Ci lavoro da tempi abbastanza non sospetti, cioè dalla fine della campagna elettorale per le europee, quando un mio amico e ex collega di università mi disse: ma io ho un'idea, e questa idea era proprio quella di un'agenzia del debito che sviluppammo indipendentemente ben prima della crisi, perché come diceva giustamente, non è che non ci fosse stata la crisi del coronavirus, saremmo in una situazione meravigliosa, saremmo stati sempre in quella situazione insensata in cui si è fatta un'unione monetaria, si è fatta un'unione bancaria, ma i debiti pubblici se ne vanno alla spicciolata sui mercati senza un reale aiuto da parte della BCE, o comunque con un aiuto parziale legato a delle regole di funzionamento della BCE, sostanzialmente al capo di stato, voglio dire, non entro nei dettagli, e quindi sono esposti evidentemente ai rischi di rifinanziamento spaventosi. No? Dico solo cosa risulta, diciamo, dai conti che abbiamo fatto. Se ci fosse un'agenzia del debito che facesse pagare all'Italia in base al suo rischio, al suo rating, BBB, l'Italia pagherebbe 25 miliardi all'anno e non 70 di conto interessi. Quindi avremmo due, diciamo, due manovre in tempi ordinari da fare, o se volete un tesoretto per fare investimenti, o la possibilità di ridurre il debito delle due l'una. Quindi è chiaro che se questa cosa fosse possibile sarebbe una buona cosa. Mi piacerebbe che se ne parli, tra poco uscirà anche il mio, diciamo, il lavoro e ne parlerò nei dettagli. Però sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, cioè il 23 sarebbe già bene che si arrivasse a comprare ancora un po' di tempo per non precipitarsi verso il precipizio, così, per non precipitarsi verso soluzioni diciamo troppo affrettate, che potrebbero veramente portare alla dissoluzione dell'Europa in tempi brevi, anche perché questo io lo dico proprio in termini quasi teoria dei giochi. Qui, francamente, io non vedo nessun player di questo gioco strano che possa dire di essere sicuro di quale sarà il suo destino, quindi che possa, diciamo così, disinteressarsi al destino comune, ivi compresa l'Olanda. Vi faccio solo un altro esempio. Il disastro, come dire, dei debiti pubblici dell'Eurozona non sta solo nel fatto che l'Italia paga molto di più, ma che la Germania paga molto di meno di quello che dovrebbe pagare, perché uno Stato che viene pagato per indebitarsi sta chiaramente approfittando di una situazione di dissesto, vorrei dire mentale, nei mercati finanziari, perché un rischio negativo io non l'ho ancora visto. Ma questo ha degli effetti, perché avere dei rendimenti negativi sui propri titoli vuol dire far saltare le proprie banche, far saltare a medio termine le proprie assicurazioni e avere dei problemi seri col sistema pensionistico. I fondi pensione olandesi già adesso pagano le pensioni con aumenti di capitale. Beh, i paesi del nord non sono solidi e, anche se probabilmente per questioni organizzative e anche un po' di fortuna, diciamo così, potrebbero uscire prima dal lockdown, avranno dei problemi di sopravvivenza che verosimilmente non potranno affrontare da soli. Quindi qui la questione della cooperazione si pone come una questione di sopravvivenza di tutti e come una questione di convenienza, non di bontà. Questo mi sembra il punto fondamentale, e questo, secondo me, nelle opinioni pubbliche spiega perché non ci sia tutto questo monolitismo neanche nei paesi del nord. Appunto, questa non è la crisi greca, perché non ci sono degli spendaccioni, perché c'è il virus, ma anche perché, tutto sommato, io credo che, diciamo, i vested interest, gli interessi costituiti sappiano fare i loro conti. Quindi, da questo punto di vista, per tornare, e qui chiudo questo primo giro, alla giusta osservazione di Susanna Camuso, qui bisogna uscire dagli slogan. Lo slogan da cui bisogna uscire è proprio quello per cui o il debito si finanzia alla maniera del MES, che è una maniera assurda, perché non ha senso che gli stati europei si costituiscano una sorta di fondo monetario internazionale, ma europeo, che presti loro a condizioni insensate. Qui è chiaro che non si può accettare questa soluzione. Soluzione del MES senza condizionalità potrebbe anche, non mi ci pronuncio più di tanto, ma è chiaramente insufficiente dal punto di vista quantitativo. Stiamo parlando di manciate di miliardi rispetto a una manovra che in Europa, secondo me, non potrebbe essere inferiore ai 1.500 miliardi, che non a caso è l'ordine di grandezza del piano spagnolo.
Dall'altra parte si è continuato a dire gli eurobond non si possono fare perché implicano la mutualizzazione. È vero, purtroppo è vero. Cioè, se noi, e qui giustamente Sergio dice bisognerebbe rivedere i trattati, ma finché i trattati non sono rivisti, qui c'è un problema di inammissibilità della mutualizzazione, perché gli eurobond vuol dire che parte del debito italiano viene pagato dai taxpayers tedeschi, e questo obiettivamente a trattati invariati non si può fare. Ma se fosse possibile uscire da questa impasse, e l'idea del fondo spagnolo che emette perpetuities garantite dalle imposte europee è una prima idea che secondo me va sbozzata e può essere migliorata e resa ancora più efficiente, se cominciamo a percorrere queste strade forse qualche elemento di discussione che possa anche, secondo me, contemperare interessi che obiettivamente sono anche divergenti potrebbe essere possibile. Vorrei chiedere ad Andrea una riflessione su questo punto. Evidente emerge un tema che è essenziale e immediato, che è quello delle risorse, ma appena sullo sfondo c'è anche il tema degli obiettivi e quindi del modello di sviluppo che l'Europa si dà. Quindi una volta trovate le risorse, questa è la fase 1. Come le spendiamo, soprattutto tenendo in mente due elementi che sono fondamentali. Uno è quello che l'Europa si era già dato, che è quello ambientale, e l'altro è quello forse delle disuguaglianze, c'è altro. Sì, grazie. Sicuramente io non la chiamerei neanche fase 2, perché secondo me sono strettamente connesse. Ed è un nodo fondamentale di cui si dibatte purtroppo un po' meno, forse troppo poco, che è come questo fondo per la ricostruzione economica, come viene orientato. Io credo che uno dei primi orientamenti debba essere appunto quello di perseguire con ancora maggiore determinazione gli impegni che l'Europa stessa ha assunto in termini di decarbonizzazione e di ristrutturazione della propria dipendenza dalle fonti fossili. Questo perché, tra l'altro, è un vero motore economico. Le altre soluzioni, purtroppo in questi giorni vedo appelli a non finire, per esempio, per una nuova mega rottamazione dell'auto. In questo momento ci sono 5 milioni di vetture ferme nei piazzali, perché ovviamente è tutto bloccato. Allora, se pensiamo di dare i soldi ai cittadini per far comprare quei 5 milioni di macchine che andranno a circolare emettendo sempre CO2 e inquinamento atmosferico, secondo me faremo un'operazione sbagliata, che non significa che non ci si debba occupare di quei 5 milioni di vetture negli piazzali, ma forse la soluzione non è appunto la rottamazione per farle circolare. Bisogna prendere il coraggio a piene mani e decidere che bisogna fare qualcos'altro. Per esempio, tu parlavi giustamente da una parte di prospettiva, diciamo, Green New Deal, anche se lo slogan a me non piace, dall'altro il tema sociale. Abbiamo un grandissimo investimento da fare a livello europeo, perché il problema non è solo italiano, per esempio sulla questione dell'accesso universale ai servizi digitali, che in questa vicenda sta emergendo in tutta la sua gravità, perché non tutti si possono permettere la connessione internet, ma tutti devono avere le lezioni online. E come fanno ad avere le lezioni online se non hanno i soldi per pagarsi la connessione alla rete buona, se non hanno un'apparecchiatura informatica minima per poter seguire le lezioni? Quindi su questo è un punto fondamentale, e sono numerosi gli studi sul fatto che un investimento serio europeo per una banda larga con accesso universale minimo per tutti i cittadini, esattamente come i servizi fondamentali di gas, energia e acqua, questo sarebbe un investimento che muoverebbe il PIL europeo, che avrebbe un immediato ritorno economico e che avrebbe effetti anche in termini di competitività dal punto di vista del settore economico. Quindi io credo che bisogna concentrarsi molto sulle scelte, su alcune delle scelte che bisogna fare per orientare e utilizzare queste risorse. Io credo che alla fine le risorse
La proposta spagnola a me piace, sembra un passo in avanti per uscire dall'impasse anche nominale, perché purtroppo abbiamo delle dinamiche assurde per cui adesso, siccome Corona Bond danno l'idea di una certa cosa, non, è bene non citarli più. Benissimo, non me ne frega nulla di come li chiamiamo, credo che ci siano ampi margini anche dal punto di vista dei trattati, se si vuole politicamente trovare una soluzione, credo che sia molto importante definire quali sono le strategie, e le strategie io le vedo sulle infrastrutture immateriali, sullo sviluppo delle infrastrutture di rete energetiche e di trasporti, perché di questo abbiamo bisogno. Noi facemmo 5 anni fa una copertina sul disastro tedesco, la Germania non è in condizioni infrastrutturali molto migliori di quelle italiane, perché nella sua assurda politica di bilancio non fa investimenti infrastrutturali su ferrovie, sulla rete, su una serie di elementi che sono fondamentali come servizio per il paese e come dinamica di competitività europea. L'errore grave sarebbe riconsegnare parte anche consistente di queste risorse pubbliche europee raccolte, appunto, vedremo come, nel mantenere gli status quo. Purtroppo sappiamo che alcune vicende saranno inevitabili. Diamo già per scontato che, per esempio, finanzieremo noi il disastro del trasporto aereo, perché lì non ci sono tante soluzioni. Prima di modificare l'assetto ci vuole tempo, e quindi siccome le compagnie saranno tra poco tutte come all'Italia, cioè fallite, finiremo per rinazionalizzare le compagnie aeree. Ecco, magari decidiamo di fare dietro una strategia su questo, e cioè di non andare a incentivare i devastatori territoriali modello Ryanair, no? Che hanno dato il denaro alle comunità locali per far atterrare i loro aerei, per permettere a Auliri di guadagnare tanti soldi. Forse bisogna ripensare una strategia complessiva della mobilità, della logistica, dell'energia, e finalizzare le risorse per fare in modo che diventino un motore economico. Attenzione alle speculazioni. Faccio un esempio, poi chiudo. La Danimarca oggi ha deciso che le risorse che metterà a disposizione non potranno essere utilizzate dalle aziende che hanno società nei paradisi fiscali, che non operano sul territorio nazionale, ma paradisi fiscali anche l'Olanda, la stessa Danimarca va a fare competizione con l'Olanda su questo tema. Noi rischiamo di andare invece a dare i soldi, purtroppo, a società che, guarda caso, sono anche società controllate dallo Stato, perché vorrei ricordare che nell'elenco delle società olandesi ci troviamo Enel e Eni, non è che ci troviamo solo FCA, ci troviamo anche società appunto controllate dallo Stato, che stanno lì perché lì hanno tassazioni molto privilegiate sulle royalties rispetto alle loro compravendite di petrolio. Questa è una cosa che è inaccettabile, in questo momento non ci possiamo permettere, e queste sono le linee strategiche insieme a quelle, come dicevo, del Green New Deal, sulle quali possiamo lavorare e che hanno un ritorno economico, altrimenti andremo a finanziare solo i profitti dei prossimi 3-4 anni di alcuni operatori economici privati. Un punto fondamentale rimane quello della sanità, perché non possiamo dire solo che bisogna ricostruire, fare investimenti in sanità se non cambiamo modello. Se continuiamo a pensare di fare questo giochino per cui la presunta, eccellenza lombarda è il modello europeo, perché purtroppo guardate che la situazione inglese, la situazione spagnola sono la riproduzione del modello privatizzazione dei servizi sanitari, e quindi lì ci vuole un intervento strutturale. I soldi del MES non possono andare, se anche si vogliono utilizzare, perché sono senza condizionalità. Io su questo voglio vedere gli atti, perché finora di scritto non abbiamo visto nulla, e quindi fino a quel momento credo il MES avrebbe tenuto nel frigorifero. Ma ammettiamo che si raggiunga una cosa chiara con degli atti pubblici deliberati dal consiglio di indirizzo del MES, che sono senza condizionalità, non possono che essere dedicati a investimenti sulla sanità di indirizzo pubblico, non a finanziare i privati. Ah, ok, scusate, si è attivato l'audio. Dicevo a Sergio, gli obiettivi che ha declinato Andrea potrebbero anche essere riassunti con una etichetta che forse è scomparsa dalla
agenda politica europea e anche italiana negli ultimi anni, cioè quello di politica industriale. Paghiamo oggi, oltre agli effetti della crisi, anche l'incapacità di avere avuto ieri una vera strategia e una via d'uscita anche dalla crisi passata? Sì, ma paghiamo tante cose in una volta sola. L'Europa ha avuto davanti agli occhi delle ipotesi di riorganizzazione e di sviluppo, nonostante i limiti che ricordavo prima di carattere istituzionale. Se andate a rileggervi il libro bianco di Delors, 1993, poi il testo conclusivo di Lisbona del 2000, trovate cose straordinarie mai fatte. Erano ipotesi non soltanto di assetto economico e sociale innovativo e duraturo, ma erano anche ipotesi di sinistra. Poi è arrivato Tony Blair e tutto è scomparso e la sinistra si è ridotta ad imitare maldestramente le politiche della destra. Passiamo dalle cose sovranazionali a quelle locali. Perché la Lombardia è in queste condizioni? Perché la sanità lombarda è stata destrutturata, la parte pubblica è stata indebolita, qualche volta addirittura azzerata, si è concentrato tutto nel privato, con qualche eccellenza e con molte occasioni invece per fare profitto e non per occuparsi della salute delle persone. Lì siamo arrivati. A me la cosa che oggi preoccupa e inquieta davvero è che in Italia come in Europa non si discute del domani. La gran parte dell'attenzione, vorrei dire la quasi totalità, non le cose che ha detto Andrea, ma le cose che dicono i governanti europei e italiani, riguarda l'oggi. Si è concentrati nella ripartenza. Per far che cosa? Per ritornare esattamente al punto da cui siamo partiti. Non è possibile materialmente, anche se molti di loro lo vogliono, non è possibile riattivare la produzione così com'era, per ragioni evidenti. Perché le persone che lavorano non potranno più andare nel loro posto di lavoro al mattino usando gli stessi mezzi di trasporto, perché quando entreranno in azienda non potranno fare il rito di sempre, mettersi il grembiule, la tuta, la divisa, perché gli spogliatoi non potranno essere uguali a prima, la mensa non sarà più quella di un tempo e il lavorare gomito a gomito, perché il sistema produttivo ha installato macchine che questo prevedono, andrà cambiato radicalmente e se non lo si cambia il rischio della ricaduta con la distruzione anche di quello che si è fatto sul piano difensivo in queste settimane è inevitabile. Allora, a proposito del rientro, si dice parliamo del come e non del quando, giusto, ma anche per quanto concerne le politiche generali, quelle nazionali e quelle europee, senza le quali anche quelle nazionali avrebbero poco peso, non c'è questo guardare lontano, non c'è un'idea di quali sono i settori e le priorità. Quando si parla di infrastrutture, sono tutte allo stesso modo, sono tutte uguali? Ci sono infrastrutture come quelle tecnologiche che avrebbero bisogno di un intervento, di un rafforzamento immediato, perché sono funzionali ad un assetto del produrre futuro, che sia manifattura o che sia assetto di strutture primarie, che oggi non c'è. E allora, vogliamo discutere di che cosa fare dopo? E per l'Europa è l'istituzione nei suoi fondamenti democratici e contemporaneamente un programma di sviluppo, non la riattivazione di quello che c'è e poi andiamo avanti. E per quanto riguarda l'Italia è uguale. Guardate che non c'è una discussione vera sul come riorganizzare e ristrutturare la sanità, cioè il punto più drammaticamente esposto. Le RSA sono quella cosa vergognosa che stiamo vedendo. Non l'idea in sé, figuriamoci, occuparci degli anziani, tenerli insieme, permettergli di socializzare, salvaguardare la loro integrità, farli vivere bene, per carità. Guai se non fosse così, ma quello che si è fatto non c'entra nulla con queste ipotesi. Come si cambiano le RSA tra 6 mesi? Vorrei che qualcuno cominciasse a dirlo. Poi ci sono 17 gruppi di lavoro, può darsi che qualcuno se ne stia occupando e qualcosa ci dica. Al momento non vedo opinioni che corrono. E lo stesso riguarda i settori produttivi più tradizionali. Qualcuno conserverà l'esistente perché
in una fase come questa di crisi drammatica c'è anche chi ha dei vantaggi. La filiera agroalimentare nel breve ha un vantaggio perché concentra la distribuzione non più in tanti luoghi ma in pochi. Poi però esploderà perché ci sono ancora gli schiavi e provoca nervosismo, almeno in chi vi parla, sentire oggi proporre l'ipotesi della regolarizzazione di queste persone. C'è stato un silenzio opprimente per anni, se ne sono disinteressati, adesso bisogna regolarizzarli, non perché eticamente, politicamente giusto, ma perché bisogna raccogliere i pomodori, e se non lo fanno loro chi lo fa? Siamo arrivati a questi livelli di degenerazione culturale e morale. Ecco, per evitare lo sprofondamento totale, bisogna porre in discussione il modello di sviluppo che vogliamo per quanto riguarda il nostro paese e le condizioni per poterlo realizzare che chiediamo all'Europa. Una politica economica europea ha bisogno di una politica fiscale. In ogni paese europeo si pagano le tasse in maniera diversa. Alcuni di questi sono addirittura dei paradisi fiscali. Non ci sono provvedimenti definiti per poterli indurre alla saggezza e al buon comportamento. Perché? Perché nei trattati basta il parere di un paese, Malta, che può bloccare, dico Malta con tutto il rispetto per i maltesi, che cose discutibili ne hanno fatte tante, per la verità ne continuano a farne, ma anche il paese più piccolo può fermare qualsiasi processo di ammodernamento dell'istituzione più grande. Allora, cominciamo da lì, non si può affrontare l'emergenza prescindendo dal dopo, ancor meno in una fase dove questa, come questa, dove l'emergenza non è economica, quella del 2008 era drammatica, però sostanzialmente si poteva lavorare sul modello esistente, ammodernandolo, aggiustandolo, e dunque il dopo poteva essere gestito accompagnandolo con la modifica del presente. Oggi sappiamo che il dopo non sarà in nulla uguale al presente, però la follia è quella quando cominciamo a rientrare. Nessuno che dice a rientrare come e per far cosa, e per far cosa, perché senza un salto nell'innovazione e senza un salto nell'infrastruttura che serve all'innovazione non andiamo da nessuna parte, guadagniamo solo un po' di tempo, salvo poi, magari speriamo proprio di no, faccio gli scongiuri del caso, incrociare di nuovo qualche riesplosione di virus, speriamo non di pandemie, come è capitato nel corso degli ultimi decenni. Viva Dio, un po' di buona volontà per affrontare il problema della testa e non dei piedi dovrebbe esserci. Io invece vedo i paesi più importanti d'Europa, con storie profonde, antiche, metto il nostro tra questi, che si barcamenano sull'oggi, sul contingente e di sguardi dal futuro, non ne stanno lanciando, e questo mi mette paura. Io volevo provare a fare una stimolare in Marco una riflessione su un punto. Ho l'impressione che il virus funge un po' da acceleratore di processi che o di problemi, di contraddizioni che c'erano già, come ho detto prima Susanna Camusso, e che smascheri in qualche modo delle contraddizioni che esistevano già. La più grande contraddizione che esplode è quella del dogma del libero mercato su cui tutta l'Unione Europea è stata costruita. E diciamo il segnale che emerge dai servizi pubblici e in questo caso dalla sanità nello specifico è forse quello più evidente, no? Penso che ormai quella è la cosa, il dibattito che è interessante, c'è questo dibattito anche all'interno delle istituzioni europee sulla globalizzazione che sarebbe andata troppo in là, che si sarebbe insomma
si avrebbe esagerato su questo. Secondo me è una discussione che va portata avanti in modo molto prudente, nel senso, ho visto la prima proposta di politica industriale europea, da parte del commissario Thierry Breton, che lui praticamente diceva: noi dobbiamo sostenere le multinazionali europee perché per qualche motivo, sarebbero migliori delle, che ne so, delle imprese americane o altre. La questione che posta da questa crisi invece è proprio la questione del pubblico. Cioè, noi abbiamo visto, adesso prendo l'esempio del Belgio, che ovviamente conosco meglio, abbiamo visto delle imprese che producevano magari delle mascherine, però le stavano esportando altrove perché con la speculazione magari si faceva un beneficio superiore. E penso che adesso, sia a livello degli ospedali, del settore proprio sanitario stesso, sia a livello di tutta la produzione che c'è legata, quindi sia per le bombole di ossigeno, sia per, adesso parlo di mascherine, però di tutto ciò che riguarda diciamo il servizio pubblico, dovremmo osare dire, proporre effettivamente l'opzione pubblica, perché ed è vero che adesso si riparla di nazionalizzare, eccetera, però si sa anche che, come si dice una battuta, durante queste crisi diventano tutti socialisti e poi 5-10 anni dopo si riprivatizza perché insomma. E quindi penso, e si può discutere di compagnie aeree, eccetera, però oggi, se vogliamo una politica industriale europea, va rimesso il ruolo del pubblico, perché dobbiamo poter, secondo me, decidere cosa vogliamo produrre, di cosa ha bisogno una società e di cosa invece avrebbe meno bisogno. Cioè, io ho visto su Twitter che la Lombardia deve o doveva importare un bel po' di materiale dal punto di vista medico, però che allo stesso tempo esportava ogni anno, non so adesso quanti centinaia di milioni, in armi vari. Allora, la domanda secondo me è: noi vogliamo avere, sì o no, una riflessione su cosa produciamo o meno? L'abbiamo vista in tanti, sia in Spagna, in Germania, in Belgio, che gli operai stessi hanno preso l'iniziativa di riconversioni, cioè abbiamo l'aeronautica in Belgio che adesso sta producendo beni, diciamo, per il settore sanitario. Mi sembra che a livello europeo questo discorso va portato avanti. Questo discorso va portato avanti, però c'è lì una connessione con la politica economica dell'Unione Europea, perché è chiaro che se adesso, è stato detto prima, il patto di stabilità è stato sospeso, il problema di una sospensione e che poi dopo torna, cioè potrebbe tornare. E abbiamo già sentito diversi commissari dire: guardate, adesso c'è bisogno di spendere, quindi spenderemo quello che serve, lo spenderemo, però poi dopo ci sarà di nuovo da fare sia risparmi, sia almeno di far pagare tutti, no? Dovremmo fare un discorso un po' classico su dovremmo tutti fare i sacrifici necessari, eccetera. Mi sembra quindi che sì, la politica industriale si deve fare e si deve fare dando finalmente al pubblico quello che va prodotto pubblicamente, e quello sarà una discussione, ovviamente, non è che adesso abbiamo il listino di tutto ciò, al di là dei servizi pubblici, però di tutto ciò che dovrebbe essere pubblico o che dovrebbe almeno avere un polo pubblico. Però al contempo dobbiamo garantire che gli stessi strumenti utilizzati nel 2008-2012 non vengano adesso sospesi per poi tornare con più, come dire, con più forza, con più virulenza, dicendo: ci abbiamo fatto il debito, abbiamo fatto aumentare il debito, adesso c'è da pagare. Ed è un discorso che secondo me si vede già in certi paesi dove, per esempio in Francia, Macron viene con i lavoratori, dovranno lavorare più, di più. Dovranno avere una flessibilità maggiore, eccetera. Quindi il rischio per me sta lì, però vediamo anche che c'è una finestra qui di opportunità immensa, perché tutto ciò che la sinistra è stata detta, cioè la sinistra
diciamo più radicale, adesso non voglio mettere le etichette, però che è stata detta in continuazione che il mercato libero non funziona, cioè viene provato qui nel modo più, come dire, più triste, più drammatico. Cioè è incredibile che oggi in Europa ci siano queste mancanze per il sistema sanitario, non dico solo a livello di personale, di condizioni di lavoro, eccetera, però proprio a livello di materiale, che sanno letti, quello che dicevo prima, le bombole, eccetera. E quindi quello richiede una riflessione forte, però richiederà pure, secondo me, una pressione molto importante. Perché non è per adesso l'opzione che viene proposta da Breton. Quindi vediamo, però senza mobilitazione, temo che l'opzione che prima si diceva del continuiamo come prima venga sul tavolo, diciamo. Susanna, Marco parlava di una finestra di opportunità, di cambiamento, di paradigma, una finestra molto stretta e molto difficile. In questi smascheramenti del virus, come citava Sergio, riemerge in qualche modo la funzione e il valore di alcuni lavoratori che sembravano dimenticati. Citavano quelli dell'agricoltura, si potrebbero aggiungere quelli del lavoro di cura nelle famiglie, si possono aggiungere quelli delle piattaforme. Esiste una finestra di opportunità anche perché in Europa ritorni centrale il tema del lavoro? La finestra di opportunità credo che appaia a tutti noi piuttosto grigia, ma nello stesso tempo sia la chance rispetto alla quale bisogna proporsi, nel senso che credo che sia assolutamente chiaro a tutti che la crisi pandemica e la modalità con cui la si affronta, se non ha degli elementi di contrasto, diventa un'ulteriore esplosione di diseguaglianza. E quindi pare che abbiamo un obbligo morale, come dire, a provare a invece invertire. E questa cosa è già evidente. Adesso, se pensiamo alle forme di mobilitazione di questo momento, che sono ovviamente con tutte le difficoltà date dal distanziamento fisico, però stanno spopolando due appelli. Uno, quello non ci stiamo, che è stato lanciato dalle donne rispetto alle modalità con cui si sta ipotizzando la riapertura, l'altro quello degli anziani e delle anziane che si sentono, come dire, escluse e condannate a rimanere in casa da tutta la discussione che c'è. Questo per dire che mi pare che si stia facendo una discussione sul dopo di cui manca un soggetto fondamentale che si chiama società. E manca un soggetto fondamentale che si chiama società, che poi vuole esattamente dire manca un soggetto fondamentale che si chiama pubblico e servizio pubblico, esattamente come è dimostrato dal fatto che noi stiamo tutti dipendendo in questi 40 giorni che abbiamo alle spalle da lavoratrici prevalentemente e da lavoratori che erano normalmente invisibili. Nessuno di noi si è mai occupato di domandarsi come fossero le imprese di pulizia in un ospedale, che cosa volesse dire sanificare un luogo, di chi consegnava e portava all'ortomercato all'alba i prodotti agricoli perché potessero essere distribuiti. Non ci siamo mai fatti delle domande su cosa volesse dire lavorare in una distribuzione, non ci siamo mai fatti delle domande su cosa volesse dire avere fatto una scelta particolarmente drammatica in Lombardia, ma comunque generale.
Susanna, scusa, non si sente. Credo che abbiamo perso il collegamento con Susanna. Proviamo a riprendere successivamente il ragionamento sul tema del lavoro nel momento in cui riuscirà a riconnettere Susanna. Nel frattempo proverei parzialmente a cambiare filone con Massimo, però rimanendo sempre nella prospettiva ritornata. Prova, però temo non si senta. Oh, forse sono tornata, ero scomparsa. Adesso sì. Ecco. Non so quando vi ho perso, a un certo punto non... Da un... da quando parlavi del fatto che abbiamo riscoperto dei lavoratori che erano completamente invisibili. Appunto, dicevo, quindi questa crisi ha dimostrato che la parte bassa, quella che è poco considerata, poco retribuita, quelli che si considerano lavori che magari gli italiani non sarebbero disposti a fare se parliamo di agricoltura piuttosto che se parliamo di assistenza e così via, è la parte fondamentale se ci immaginiamo di ricostruire una società diversa da quella che abbiamo lasciato. Questo presuppone che non si possa parlare di politica industriale immaginando esclusivamente la produzione come il terreno sulla quale si esercita. Ma una politica industriale parte dall'immaginarsi che tipo di società, cos'è la centralità e di conseguenza anche di immaginarsi volumi di produzione e tipo di consumi che sono assolutamente diversi. In parte sono le cose che diceva Andrea prima, cosa vuol dire innovazione, perché se l'innovazione è la proposta della Confindustria francese di cancellare la legge sulle 35 ore, direi che non c'è nulla di innovativo e siamo al perenne tradizionale, cioè quello per cui per recuperare le risorse di una crisi andiamo a una fase di maggiore sfruttamento dei lavoratori e non di cambiamento delle produzioni. Invece, per esempio, bisognerebbe domandare agli industriali italiani che stanno molto premendo per la riapertura: se ci rimettiamo a produrre automobili domani mattina, li vendiamo a qualcuno? Al di là e al netto di nuove politiche della rottamazione, io credo assolutamente di no, mentre invece abbiamo dimostrato che c'è famiglia italiana che non c'ha neanche una connessione wifi e quindi che ha i figli e i ragazzi che sono esclusi anche dai tentativi di supplenza scolastica e quindi stiamo mettendo un'ipoteca su un'intera generazione prospettiva. Allora bisognerebbe avere il coraggio di discutere di cosa produrre rispetto a questo, di fare delle scelte anche di qualificazione di cosa vuol dire infrastrutture, che non sono sempre necessariamente dei ponti o delle strade, ma possono essere cose, come dire, molto immateriali e molto differenti, di nuovo che ripartano dal tipo di società e di paese che vuoi avere. E anche avere il coraggio però di proporre una modalità di direzione. Facciamo un esempio, veniva citata prima la Danimarca che non estende i sussidi alle imprese che hanno sede estera nei paradisi fiscali. La Campari, che è un'importante azienda, giusto nei giorni della quarantena ha spostato la sua sede legale in Olanda.
passando da un antico insediamento italiano, trasferendosi. Il fatto che oggi annunci che potrebbe mettersi a produrre disinfettanti è sicuramente una riconversione utile alla stagione, ma rischia, come dire, anche di essere quello che confonde continuamente i termini. Mi prodigo per una riconversione utile alla situazione, ma nel frattempo sottraggo risorse al paese perché fiscalmente me ne vado da un'altra parte. Allora bisognerebbe, come dire, fare qualche ragionamento. Ultima battuta, forse bisognerebbe anche essere un po' più radicali rispetto non solo alla collocazione fiscale, ma anche rispetto alle collocazioni produttive. Qualche giorno fa Rete Disarmo ha reso noti dei dati per cui, nonostante noi dovessimo essere un paese che aveva bloccato l'esportazione di armi alla Turchia, queste sono aumentate in quest'ultimo mese, il che vuol dire che siamo in lockdown, ma come sappiamo bene il settore delle armi era un settore che si autoregolamentava se lavorare o meno. Credo che forse bisognerebbe proprio fare delle scelte diverse e garantirsi che ci siano quote di produzione nei paesi sufficienti a garantire la qualità di vita delle persone, perché forse magari le mascherine sono un bene a bassissimo valore aggiunto, ma i macchinari connessi alla respirazione non sono un bene a scarso valore aggiunto e non sono una cosa che uno può immaginarsi siano sottoposti alle normali competizioni e regole del libero mercato. Non sento. Scusate, ripeto, prossima domanda è per entrambi, sia per Massimo che per Andrea. E parte da quello che hanno detto sia Sergio che Marco che Susanna, che una nuova politica industriale, un nuovo spazio per i servizi pubblici, un nuovo spazio anche per il protagonismo del mondo del lavoro, è compatibile con regole e istituzioni, con le regole e le istituzioni europee così come sono adesso. Marc citava il patto di stabilità e crescita, è stato sospeso e che poi ritornerà, così come tutte le altre discipline connesse, regole connesse di disciplina fiscale. Ma il ragionamento potrebbe essere esteso più a livello costituzionale sul ruolo anche di politica monetaria della Banca Centrale Europea e sulla insufficienza del suo ruolo così com'è. Quindi è compatibile immaginare un nuovo spazio, un nuovo protagonismo per il pubblico, per il lavoro a bocce ferme? Massimo? Non si sente. Adesso si è riattivato adesso? C'è un po' di ritardo, scusate, ma poi abbiamo appunto, visto che Andrea li evocava, abbiamo dei problemi di banda, evidentemente, tutti quanti, quindi insomma. Chi comincia, Andrea o io? Vai. Vado? Allora, ma a me sembra che tante cose sono state dette. La tua domanda è di quelle che, insomma, giustamente fanno tremare le vene ai polsi, ma siamo qui con i polsi che ci tremano, evidentemente, perché la situazione è tale da mettere a nudo il fatto di aver costruito un sistema che di resilienza tecnologica, sociale e anche produttiva ne aveva veramente ben poca. Finanziaria non ne parliamo, quello l'avevamo già capito con la crisi del 2008. No, che lì sarà costruito male. Mi sembra che il punto fondamentale sia che diciamo, tratterebbe di riportare all'attenzione il dogma silenzioso su cui neanche troppo silenziosamente si è costruita l'Unione Europea, cioè l'idea che si potesse costruire un'unità a partire dalla competizione. Allora, questa cosa letteralmente non ha senso. L'unità si costruisce dopo si compete. È proprio un problema di ordine logico, cioè ci deve essere uno spazio sufficientemente unitario nel quale è possibile misurarsi nella logica della competizione. Quindi da questo punto di vista questa è la prima cosa da fare.
Se invece vogliamo, diciamo, tener conto del fatto che appunto la fragilità della costruzione europea non è apparsa ai nostri ragionamenti, ma ci è arrivata addosso causa del lockdown, dell'interruzione della normalità, che non avremmo mai voluto, ma che di fatto è arrivata. E allora lì cominciamo a vedere delle cose interessanti. Allora qui ci sono economisti mainstream della mia università, per esempio, che non sono io, perché io mainstream non sono mai stato, ma dico colleghi che e fanno parte, diciamo, del cosiddetto dell'ortodossia economica, che dicono: beh, in una situazione di questo tipo il mercato non può più essere un organismo di coordinamento, e non riesce più a coordinare neanche, non c'è più la domanda da una parte, l'offerta neanche, e quindi è chiaro che c'è una necessità di sostituire altri meccanismi di coordinamento. Qui la concessione è, diciamo, temporanea, appunto, e qui si ritorna un po' a quello che diceva Mark, no, per adesso si sospende tutto, ma il problema è poi cosa si farà quando si smetterà di sospendere, se si vuole tornare alle vecchie regole o se sarà imparato qualche cosa. In realtà, appunto, la cosa che sicuramente accadrà a livello di mercato, anche quando le relazioni di mercato ricominceranno, è che i rapporti fra i settori non saranno più gli stessi, ma indipendentemente dalle decisioni politiche. Qui è evidente che anche solo ragionando in termini di domanda stanno emergendo delle domande diverse. La gente ha bisogno di altre cose rispetto a quello che aveva bisogno prima. Quindi se il mercato è un sistema di ricerca, dovrà pur in qualche modo riorientarsi rispetto a questo. E qui finisce, diciamo, finiscono le mie concessioni al mainstream. Dopodiché fatemi ridiventare keynesiano e ricordare che Keynes una cosa l'aveva sempre detta, cioè che il mercato non è sufficiente per organizzare quel livello di investimenti e quella varietà di investimenti che è necessaria per una società per stare in piedi. Allora, questa cosa l'abbiamo ben vista. Si è creduto per 30 anni che non ci fosse che una questione di efficienza a separare la sanità pubblica dalla sanità privata. Si è detto che la sanità privata è più efficiente, no? Come se l'efficienza fosse un criterio sufficiente. E l'efficienza voleva dire, diciamo, massima remunerazione del capitale investito. Questo voleva dire, no? Perché siamo in un regime capitalistico, e questo è. Come diceva il compianto Giorgio Lunghini, il capitalismo funziona così, e si smette di produrre non quando i bisogni sono soddisfatti, ma quando il capitale è stato remunerato, quando ha raggiunto il massimo livello di remunerazione. Ora, lo stiamo apprendendo con i posti letto e con le terapie intensive. Ce ne vuole di più di quanto un capitale che cerca remunerazione possa pensare di avere. Quindi ci sono degli investimenti che sono strutturalmente sottratti alla logica del rendimento dell'efficienza. Essenzialmente, diciamo così, le infrastrutture, i monopoli tecnologici, la questione delle infrastrutture, quindi informatiche, in questo momento ben più importante di qualunque altra rete, questo è chiaro, ma poi l'istruzione e la sanità. E questo è un aspetto che, appunto, diciamo, già stando al Keynes, diciamo, da teoria generale, si potrebbe semplicemente provare a ricordare, no? Cioè, ci sono delle forme di investimento il cui ritorno è talmente lungo che ci vuole una capacità di attesa, un capitale talmente paziente che non può essere che un capitale pubblico, sostanzialmente. Perché solo il pubblico ha l'orizzonte per potersi, diciamo, impegnare in questa direzione. Aggiungerò un altro aspetto, però, perché diciamo la riduzione della nostra società a delle macchine efficienti, con buona pace poi degli esseri umani che ci abitavano dentro e ne venivano stritolati, nasce anche dal fatto che il capitale, appunto, è innanzitutto un'entità finanziaria, cioè ha a che fare con i mercati finanziari. E anche lì, probabilmente, visto che invece da questa crisi usciremo con un fabbisogno di politiche pubbliche, quindi di deficit pubblici, quindi di spese pubbliche, strutturalmente più elevato, ci si porrà il problema di come finanziare i debiti pubblici in maniera diversa, cioè non considerando di più come l'elemento parassitario di una società che volentieri ne farebbe a meno, ma come l'elemento stabilizzante di una società che senza quegli elementi non sta in piedi. Diciamo che è meno esplicito, ma è chiaro che bisogna pensare a forme di finanziamento del debito pubblico che riducano al minimo il peso dei mercati nella decisione della sua sostenibilità. Abbiamo abbandonato i debiti pubblici europei proprio perché li abbiamo spezzettati, non abbiamo fatto, diciamo così, l'unione fiscale,
ha dei mercati che in questo momento, e da sempre oserei dire, scusate, da sempre, non hanno mai saputo valutare, non hanno mai saputo valutare, diciamo, al loro giusto rischio. Li hanno probabilmente considerati troppo poco rischiosi quando lo erano di più, penso a certe espansioni, diciamo, di debito pubblico, anche, diciamo, avventate, come in alcuni casi i governi greci precedenti al 12 fecero, ma poi penso al modo demenziale con cui i debiti pubblici sono stati valutati dai mercati dal 2012 in poi, nonostante l'intervento di Mario. Allora, qui bisogna pensare veramente a una ristrutturazione dell'Unione Europea, innanzitutto a partire da un ridimensionamento, se volete, ma da una ricostruzione dei rapporti fra debito pubblico, mercati finanziari, cioè debitori e creditori pubblici, e quel mediatore che, come tutti i mediatori, sta al centro, si chiama banca centrale. È centrale non perché sta sopra, ma perché sta in mezzo, perché media fra i mercati e i debiti pubblici. Questa cosa l'Unione Europea non l'ha fatta, perché proprio su questo punto lo stesso Jacques Delors ha avuto una miopia, chiamiamola così, io mi limito qui a questo, ma i mercati finanziari potessero essere un valido sostituto di un circuito banca centrale tesoro, che in questo momento è quello che viene attivato, per esempio, in Inghilterra, nel Regno Unito, dalla Banca of England, e in maniera ancora più plateale negli Stati Uniti. Non abbiamo dei treasury bills, non abbiamo dei buoni del tesoro europeo, e quindi possiamo anche avere una banca centrale, ma questa banca centrale che compra? Come fa a mediare? Quindi la questione è, chiaramente l'avete detto meglio di me, che si tratta di cambiare le decisioni circa ciò che deve essere fatto, di cambiare le proporzioni fra i settori, di cambiare la proporzione fra settore privato e settore pubblico. Quindi c'è un problema di fare che deve essere affrontato in maniera sistematica, e probabilmente qui addirittura, diciamo, l'esigenza di forme di coordinamento europeo mi sembra altrettanto evidente. Cioè, se vogliamo fare la rete, vogliamo veramente infrastrutturare informaticamente l'Europa, lo facciamo con piani europei, non lasciando, diciamo così, all'iniziativa dei singoli stati, ma in qualche modo trovando delle forme di coordinamento. Questo mi sembra evidente. Quindi c'è un problema di che fare, ma anche un problema di come finanziare quello che è fatto, perché io, questo, diciamo, mi sento di dirlo, non conosco economia senza finanza. Conosco diverse forme di finanza, e la finanza dei mercati finanziari, cioè la finanza che abbandona alle valutazioni dei mercati finanziari i rendimenti dei debiti pubblici, è una finanza che si mangia la coda e che di fatto realizza le peggiori aspettative, le aspettative più pessimistiche. I mercati hanno in questo momento paura dei debiti pubblici, e se non ci fosse la banca centrale che in qualche modo sta mettendo una pezza, noi avremmo già avuto un'esplosione degli spread che ci avrebbe portato in default a noi italiani. Perché? Perché è così. E lo sappiamo che attorno ai 400 punti l'Italia non tiene più. Ok? Quindi c'è un problema di ricostituzione forte di tutti i livelli, e di rimessa assieme, di riarticolazione di tutti i livelli, in cui ognuno sarà bene che giochi il suo ruolo, diciamo. La produzione da una parte, la risocializzazione della produzione dall'altra, quindi una democratizzazione della produzione, se posso dire così, non semplicemente, diciamo, l'efficienza dei mercati, che ancora una volta ci dirà di che cosa abbiamo bisogno. C'è questo aspetto, c'è un problema di coordinamento, c'è un problema di finanziamento. Un problema di finanziamento molto forte, che è stato sottovalutato dai padri fondatori, in primis le sinistre, perché appunto non fu solo Blair a immaginare che la sinistra aveva come compito destinale quello di gestire il capitalismo meglio dei capitalisti, posto che il capitalismo non poteva essere più sormontato. Fu qualche cosa di molto più diffuso, e rispetto al quale, se, dal mio punto di vista, non si tratta neanche di immaginare di semplicemente immaginarsi un ritorno del pendolo verso lo statalismo, ma veramente un pensamento molto più forte, molto più radicale. Gli elementi ci sono, il tempo è poco, perché, insomma, diciamo, il rischio è tanto, mettiamolo in questi termini, e decidere sotto stress non è una cosa semplice, ma è questo a cui le classi politiche, forse le peggiori che abbiamo mai avuto, sono chiamate a muoversi. Andrea? Ma allora, la tua domanda era molto specifica. Io credo, sì, è vero, si deve sicuramente ripartire dal lavoro, ma io direi
ripartiamo dal reddito, nel senso che non necessariamente per effetto di questa crisi potremo ripartire dal reddito collegato a un lavoro, e c'è un problema di dignità e di sopravvivenza che va affrontato. Ma questo non significa che non bisogna pensare al lavoro, ma per creare il lavoro ci vuole tempo, ci vogliono delle strategie e ci vogliono le risorse, che non possono essere solo il, per quanto rilevante, eventuale fondo per la ricostruzione da 1.500 miliardi. Se non lo accompagniamo, per esempio, da una revisione del tema fiscale, non riusciamo a esplodere, anche ammettendo che si facciano le cose giuste utilizzando quei soldi. E quindi, secondo me, c'è un tema sulla fiscalità che non è più solo, purtroppo, un tema di progressività. Non andiamo più da nessuna parte, secondo me, affrontando solo il problema della progressività, che c'è, ma il vero nodo è come eliminare il dumping che oggi viene fatto dalle piattaforme del capitalismo digitale, che ovviamente in questa crisi stanno dimostrando la loro potenza ancora più forte di quanto non lo avessero già evidenziato prima dell'inizio del lockdown. E allora lì, secondo me, bisogna andare non tanto su una web tax, come si è discusso, eccetera, ma su una tassazione di tutte le transazioni economiche, tutte, non solo quelle finanziarie, perché è lo strumento fondamentale che taglia le unghie all'elusione fiscale delle grandi piattaforme. Oggi, se voi vi comprate qualcosa, guardatelo, tutte le volte che fate un acquisto online, guardate la fatturazione fiscale da dove arriva. Arriva dall'Irlanda, arriva dal Lussemburgo, arriva dall'Olanda, cioè è quasi tutta fuori dai nostri confini, e anche quando è dentro i nostri confini, come sappiamo, il prelievo fiscale è tra l'1 e il 3% dei profitti realizzati. Allora esiste un problema di dumping anche rispetto alle attività, diciamo, economiche, normali, e questo dumping va risolto con una riforma fiscale profonda che vada a colpire queste piattaforme. L'unico modo per coprire queste piattaforme deve essere assolutamente quello della tassazione sulle transazioni, una tantum e in percentuale sul valore delle transazioni. Questo vuol dire ovviamente ridisegnare anche la tassazione sul lavoro dipendente soprattutto, ma in generale una riforma complessiva della fiscalità, perché altrimenti parlare di lavoro diventa, come dire, un gatto che si morde la coda, ricadiamo negli errori che abbiamo fatto in passato, per quello che io dico che poi, oltre che di lavoro, dobbiamo parlare di reddito. Quindi in questa situazione dobbiamo parlare di riduzione dell'orario di lavoro, e qui ci vedo un elemento positivo in quell'accenno di Shure. Shure, come piattaforma, prevede che quella parte, diciamo, di ammortizzatore sociale possa essere per esempio rivolto alla riduzione d'orario. È un passo importante, perché vuol dire che vogliamo porci il problema serio del fatto che progressivamente, in una dimensione nella quale la digitalizzazione sarà ancora più forte, la robotizzazione sarà ancora più forte, perché è ovvio che se oggi avessimo delle linee robotizzate avremmo ancora meno rischi dal punto di vista sanitario nella affollamento dei luoghi di lavoro, lì c'è però un dramma sociale che rischiamo di produrre. Quindi dobbiamo andare verso una riduzione d'orario accompagnata da una forma di reddito di cittadinanza, non quella roba nostra, quella buffonata, scusate, o comunque quell'abbozzo devastante che è stato fatto, ma una cosa seria, una cosa seria. Io lo chiamerei reddito di dignità, cioè una contribuzione economica per chi non ha la possibilità di avere l'accesso al lavoro o ce l'ha in modo intermittente, e quindi gli viene garantita una condizione economica sufficiente ed importante. Poi c'è un tema, insisto su questo, è un tema secondo me fondamentale, di pensare in una dimensione europea, come diceva Massimo, del ruolo del pubblico. Le infrastrutture non le hanno mai fatte i privati. I privati hanno utilizzato i monopoli naturali, e noi siamo uno degli esempi migliori al mondo, devastanti. Le nostre infrastrutture, che erano monopoli naturali, le abbiamo date in mano dei privati, che hanno fatto rendita di natura parassitaria e conservativa senza nemmeno manutenerle, perché questo è quello che è accaduto. La rete di telecomunicazioni, la rete autostradale, la questione dell'acqua,
in parte le stesse reti elettriche, perché vorrei che voi andaste a guardare i bilanci delle nostre multi utilities che hanno visto crollare la redditività e il carico dalla produzione di energia, che è quella su cui c'è un po' di mercato, per spostarsi tutto sulla gestione delle reti, che sono ovviamente regolamentate e quindi sono garantite, sono delle cash cow, come dicono questi signori, perché sono delle macchine da soldi e di cash flow che vale tantissimo in una dimensione di questo tipo. Allora lì bisogna intervenire, dobbiamo essere capaci di intervenire in una dimensione europea. Pensate solo che l'abbandono da alcune fonti, diciamo, fossili potrebbe dare un ruolo fondamentale ai paesi del sud Europa che hanno una risorsa fondamentale che è la solarizzazione molto estesa. Se noi facessimo una strategia e una rete interconnessa elettrica, vorrebbe dire che noi potremmo essere domani gli esportatori di quello che oggi non ancora in parte importiamo, solo in parte, perché non è più vero che non importiamo energia, saremmo completamente autosufficienti, la importiamo solo perché costa meno in alcuni casi di quella prodotta. Ma questo per dire che capite che una dimensione di natura europea è fondamentale per questa transizione e sotto quel cappello che è stato definito del Green New Deal, che se vogliamo chiamiamolo così, visto che crea consenso, ma l'importante è la sostanza di quello che si va a fare, così come abbiamo bisogno di una carbon tax. Questo è il momento perfetto. Col petrolio sotto ai $20 al barile abbiamo la possibilità finalmente di introdurre un prelievo fiscale che non sia solo la carbon tax alle frontiere, che era la proposta su cui stava lavorando la Commissione, giusta ma riduttiva, ma abbiamo bisogno di mettere un'impronta di carbonio sui prodotti, sulla movimentazione dei prodotti, perché se vogliamo ricostruire anche alcune produzioni, e oggi abbiamo misurato tutti alcune problematiche legate alle filiere produttive nazionali che mancano alla strategicità, il governo francese vuole dichiarare settore strategico l'agroalimentare, capite il significato che questo ha, perché lo devono fare i francesi e noi no, ci riempiamo la bocca sul fatto che l'agroalimentare è il nostro motore delle esportazioni, ma probabilmente non è l'agroalimentare che abbiamo sviluppato oggi, che è incentivato da noi, che è pagato da noi, che crea grossi problemi ambientali, che ogni volta che c'è un'eccedenza di produzione dobbiamo compensarla con risorse pubbliche, perché anche su quello bisogna avere il coraggio di battere le lobby dei produttori e anche degli intermediari e ridefinire ognuno di questi pezzi, vanno ricostruiti da zero secondo una logica che è quella appunto dell'interesse collettivo, e questo è il compito di uno Stato che vuole fare il suo ruolo, che non significa necessariamente possedere il controllo, ma avere delle politiche molto chiare dal punto di vista strategico e in alcuni casi avere anche il controllo azionario, societario, in altri casi delle regole molto nette, che sono quelle che sono mancate profondamente. Certo, su alcune reti bisogna ritornare a possederle. Guardate il disastro che abbiamo su Open Fiber e quello che non abbiamo fatto e quanti posti di lavoro ci è costato non investimenti sulla rete di telecomunicazione, a parte i problemi che abbiamo oggi. Solo in Lombardia 110.000 posti di lavoro abbiamo perso nel TLC, cioè nel settore delle telecomunicazioni, perché abbiamo fatto quell'operazione devastante e disastrosa della cosiddetta privatizzazione di Telecom, che privatizzazione non era, ma era una bella svendita in tutti gli effetti. Molte grazie Andrea, devo dire una risposta molto soddisfacente, in grado di spaziare su tante delle problematiche che abbiamo e che sono tuttora aperte. Il tempo è un po' tiranno, io farei un ultimo giro di interventi provando a ritornare al bivio da cui siamo partiti, quello in cui o l'Europa riesce a determinare un profondo cambiamento oppure c'è il rischio, se non di una disgregazione, al limite di una grossa perdita di senso. E tornerei in quel bivio lì ponendomi con un'ottica simile a quella che diceva Andrea parlando di delle grandi piattaforme, quindi con un'ottica globale, sia in riferimento ai grandi soggetti economici, sia in riferimento
alle grandi catene di produzione, come è stato citato in molti dei commenti che abbiamo ricevuto, sia anche con l'idea che se dovesse crollare, se dovesse venir meno un grande spazio di democrazia come quello del, dell'Unione Europea, il rischio di non poter giocare un ruolo in una globalizzazione che comunque tornerà ad esserci. Quindi il rischio di una globalizzazione in cui si perde un pezzo di modello sociale e un pezzo di modello persino democratico. Ecco, vorrei da parte di tutti voi un ultimo giro di interventi che tenga in, in riferimento l'Europa, ma in un'ottica di una globalizzazione ancora persistente. Sergio? No. Non si sente. Adesso sentite? Adesso sì. No, stavo dicendo che le cose che ho sentito, quelle che abbiamo detto, puntano tutte ad un cambiamento radicale dell'Europa, per come l'abbiamo conosciuta, per come abbiamo partecipato a costruirla. Io ne sono profondamente convinto. Ma se dobbiamo cominciare da lì, bisogna dire che quella è la priorità e lavorare perché quella priorità venga affrontata. Non c'è politica economica senza una politica fiscale? Bene. Si chiede all'Europa, e ci sono state le occasioni in questi ultimi anni, di produrre cambiamenti radicali per quanto concerne l'assetto delle politiche fiscali, togliendo i diritti di veto che ci sono, equiparando a cominciare dalla tassa sulle transazioni, della quale abbiamo parlato a lungo, Giorgio se lo ricorda, ma siamo arrivati all'assurdo che il Parlamento europeo su questi temi ha preso posizioni molto nette, a volte radicali, che non sono mai state trasformate in provvedimenti operativi da parte delle, delle istituzioni europee e ancor meno di quelli dei Paesi membri. Nel 2011 il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza le linee riguardavano la crisi finanziaria del 2008, un'ipotesi di Eurobond a larghissima maggioranza. Oggi ci si meraviglia, ci si sorprende, quelli che sono contro avevano votato a favore, però anche lì una scelta importante per le prospettive dell'Unione Europea è restata lettera morta. Perché? Perché le regole attuali sono quelle che impediscono di trasformare anche opinioni, pur così largamente condivise del Parlamento, in azioni del Consiglio e poi di conseguenza degli Stati. Se noi non cambiamo i trattati, perdiamo solo tempo e diamo un messaggio ai cittadini di inutilità, perché vedono che c'è una discussione feroce, a volte frammentata, però sempre molto aspra, che non produce nulla se non il guadagnare un po' di tempo. Allora bisogna partire da lì, ma questo vale per l'Europa, ma vale poi anche ovviamente per le politiche nazionali. Le politiche fiscali italiane non possono funzionare se tu consenti ad un'azienda italiana che produce qui di pagare le sue tasse in Olanda, le poche tasse, e poi ti spiegano che quell'altra ha la sede in Lussemburgo, perché anche Lussemburgo è un paradiso fiscale. Allora, noi dobbiamo chiedere rigore nelle politiche che sollecitiamo all'Unione Europea, ma dobbiamo contemporaneamente essere coerenti qui e fare a casa nostra quel che serve. La riforma fiscale è indispensabile, sono stati fatti tanti cambiamenti, tutti contro, chi più chi meno, un'idea di equità nelle politiche fiscali deboli, che non hanno avuto. Ci sono state azioni che hanno penalizzato la parte prodotte e passate nel silenzio più assoluto. Aggiungo che il tema della cessione di sovranità politicamente è l'unico modo per contrastare in attacco la diffusa
demagogie di chi vuole ritornare alla sovranità preesistente, punto e da capo. E questo non riguarda soltanto la politica e le istituzioni, riguarda anche la rappresentanza. Susanna lo sa meglio di me, se i sindacati non diventano anche loro soggetti europei con poteri contrattuali che oggi non hanno, se le associazioni imprenditoriali, quelli che parlano sistematicamente dell'Europa, non sono anche loro soggetti che sono in grado poi di esercitare la rappresentanza che gli viene concessa, molte azioni non si possono realizzare o comunque rimangono sottoposte alle pratiche del conflitto, che è fisiologico, va bene, ma quando non produce risultati diventa una patologia. Allora, ripartiamo da lì, non parliamo soltanto, come si sta facendo, di che cosa bisogna fare mercoledì, se c'è una soluzione che ci permette di affrontare con le risorse del caso l'emergenza. Ci mancherebbe altro che non lo facessimo, questo ragionamento. Ma diciamo contemporaneamente che questa è un'emergenza che stiamo affrontando nella maniera più limitata, più debole, più frantumata possibile, e che c'è bisogno di riproporre una cosa che peraltro non è esattamente nuova, sono le idee dei padri fondatori dell'Europa. Ritorniamo lì a Spinelli, sì. Però se non si ricomincia in questo modo, anche le azioni di contenimento, pur necessarie e pur faticose, non producono né i risultati auspicati, né ancor meno aiutano il cambiamento che tutti poi, più o meno, in circostanze diverse, auspichiamo. Mark, serve quindi una cessione di sovranità per poter arrivare a un soggetto europeo che possa far valere un modello alternativo sulla scena globale? Penso di no, sinceramente mi mette molto a disagio questo discorso sul ruolo dell'Europa nel mondo, perché la questione non è l'Europa nel mondo, la questione è quale Europa. Cioè, se è un'Europa che c'è una politica estera, una politica di difesa uguale o simile a quella degli Stati Uniti o a quella degli Stati membri adesso, che sono stati questi Stati membri che hanno fatto il casino che hanno fatto in Medio Oriente, non è che ci avanzi un granché, quindi quel discorso lì mi mette molto a disagio in realtà, perché crea, tipo, ci battiamo contro il sovranismo, nazionalismo a livello nazionale per poi creare un nazionalismo europeo, mentre in realtà si è parlato molto di Keynes. Adesso mi permetto un attimino di rimettere magari Marx anche sul tavolo. Cioè, adesso quello che si vede in Europa e si è vista con la crisi bancaria e si rivede con la crisi sanitaria è una lotta di classe. Cioè, è lì la prima domanda, molto semplicemente, cioè quella: chi pagherà? E sono state proposte due o tre opzioni, sia una tassa sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax, che è una vecchia idea, però in realtà potrebbe essere fatta in modo abbastanza facile. C'è l'idea della patrimoniale, cioè che viene proposta da economisti sia Piketty sia Zucman, eccetera, che si dovrebbe fare. Cioè, dovremmo dire oggi quelli che hanno guadagnato dopo la crisi finanziaria bancaria, facciamoli pagare adesso. Cioè, mi sembra una cosa. E poi c'è ovviamente la questione dell'imposto o dei contributi delle grandi aziende, che anche lì cioè, non è solo una questione europea, c'è una questione anche nazionale. Cioè, ci sarebbe modo per un paese come la Francia, come l'Italia, di dire: quelle tasse che noi vediamo che non vengono pagate perché hanno la sede in Olanda, in Lussemburgo, li facciamo pagare in Italia o altrove. Ci sono delle proposte sviluppate in quella direzione lì. Quindi non mi piace quella contrapposizione nazionale europea per mascherare poi la questione di classe, perché ci abbiamo l'Europa che ci abbiamo oggi? E lì arrivo all'idea che mi sembra effettivamente importante, è la questione dell'europeizzazione delle lotte sociali. Cioè, ed è lì che abbiamo un ritardo di qualche decennio.
Cioè, se noi vediamo adesso perché il trattato di Maastricht è stato quello che è, al di là di parole promettendoci l'Europa sociale dall'inizio degli anni 90, è perché c'era un piano, cioè il predecessore della Business Europe, della Confindustria europea, la tavola rotonda degli industriali, si è unita negli anni 70-80, mentre invece le lotte, diciamo, dei lavoratori e dei sindacati, purtroppo noi anche come partiti della sinistra abbiamo un ritardo da riprendere chiaramente. Però da lì secondo me viene anche la speranza, perché se noi vediamo quello che è stato fatto negli ultimi anni, quello che sta emergendo, si vede che non siamo limitati o costretti ad accettare questa scelta fra o Europa liberista, autoritaria, o come dire, liberismo nazionale, no? Sovranismo, liberismo nazionale, perché in fondo non è che le opzioni sovraniste nazionali siano delle opzioni sociali, anzi, non siamo costretti a questa scelta, che è stata la scelta che ci hanno proposto al momento del nuovo governo greco nel 2015, però che è stato proposto o imposto sempre di più dopo. Secondo me c'è quest'altra via, che è quella che ci hanno mostrato sia noi lavoratori dei porti quando hanno imposto, hanno bloccato piuttosto la liberalizzazione dei loro statuti, sia di recente i lavoratori della Ryan, che in realtà loro che si sono, cioè, organizzati con tutte le difficoltà, però che hanno organizzato in modo molto interessante e molto, cioè, in una situazione estremamente difficile, degli scioperi europei, si vede anche da Amazon, eccetera. E quindi vediamo, secondo me, anche coi giovani per il clima, vediamo emergere, senza idealizzare niente, però vediamo emergere una lotta sociale, un soggetto di lotta, a livello europeo. Secondo me viene da lì, la speranza dell'Europa, perché se no, se continuiamo così ad approfondire le diseguaglianze, cioè avremo quella scelta lì, o andiamo verso il nazionalismo più, come dire, retrograda, o andiamo verso un'integrazione che poi sarà un'integrazione chiaramente ingiusta perché disuguale, con disuguaglianze fra paesi e con disuguaglianze all'interno di quei paesi che saranno sempre più importanti. Quindi secondo me se dobbiamo proporre un'alternativa e se dobbiamo anche dire: guardate come ci possiamo arrivare, la sfida reale per noi si trova lì. Cioè, immaginare l'Europa che potrebbe essere in rottura totale con le politiche e con i trattati di oggi, però arrivandoci tramite lotte europee in diversi paesi, non dico 27, 28, però si potrebbe parlare di la Ryan, cos'erano 7, 8 paesi dove si sono federati i lavoratori. Quindi mi sembra che questo sia il messaggio da portare e così ci potremo far sentire. Alla luce di quello che ha detto Mark, devo ovviamente fare una domanda molto secca su Susanna Camusso. Se il sindacato europeo è in grado oggi di guidare una mobilitazione sociale e una rivendicazione europea di diritti dei lavoratori? Purtroppo a domanda secca bisogna dare una risposta secca. Oggi il sindacato europeo non è all'altezza di fare questa operazione perché è esattamente attraversato da tutte le pulsioni nazionaliste. Faccio un esempio. Quando abbiamo discusso dentro la Confederazione europea del tema del progettato Green New Deal europeo e delle dichiarazioni della Commissione, a questo fine tutto l'Est si è schierato dicendo: non potete pensare che la strada sia quella della decarbonizzazione, perché questo vorrebbe dire per i nostri lavoratori e per la condizione degli impianti industriali e della produzione di energia dei nostri paesi una catastrofe. E quindi, come dire, si è prodotta una discussione, ma dire, non è che il sindacato tedesco non dica che bisogna rallentare i termini, perché comunque anche per loro c'è un problema di tempi e modi della decarbonizzazione, cioè la dimensione di un interesse
come dire, sovranazionale, è una dimensione che fa molta fatica ad esserci anche nel sindacato europeo. Noi stiamo discutendo, domani ci sarà un esecutivo virtuale nel senso che è tenuto online ovviamente, e pronunciare il termine, come dire, mutualizzazione del debito anche nel sindacato europeo propone delle difficoltà. Quindi da questo punto di vista, mentre invece credo che ci siano due riflessioni che vanno fatte. Una, è vero che stanno strutturandosi proprio, non sono solo delle iniziative temporanee, delle relazioni sulle grandi imprese. Veniva citata prima Ryanair, che è stata una stagione di lotte che sono state condotte contemporaneamente in più paesi, con risultati in parte generali per tutti i paesi, in parte no, si può da questo punto di vista citare Amazon, che invece non ha una dimensione solo europea, perché è connessa anche agli Stati Uniti e quindi ha una dimensione che va indubbiamente oltre, e altre esperienze ci sono. Quindi da questo punto di vista non è vero che non si possano, si possono e si fanno delle lotte sociali, soprattutto delle lotte operaie significative in Europa, non sono ancora, come dire, giunte a dimostrare l'insieme delle organizzazioni sindacali che bisognerebbe cambiare fase, perché in realtà c'è un tema che non è sciolto e soprattutto non è sciolto nel dibattito politico e generale, e cioè se c'è una miglior difesa del lavoro in una dimensione nazionale o se la difesa del lavoro ha bisogno di abbattere confini nazionali. Perché questa in realtà è la domanda a cui non si risponde. Molti dei paesi sovranisti, compresi i nostri sovranisti italici, danno sistematicamente un messaggio che è la dimensione nazionale che ti proteggerebbe meglio, perché ti protegge sul reddito, perché ti dà delle risposte immediate, perché protegge i confini del paese, perché in questo modo si fa tutta la campagna antimigratoria e razzista che ben conosciamo, e quindi induce ad immaginare che la difesa della tua condizione di lavoro è una difesa che avviene dentro i confini nazionali e che quelli che sono fuori sono in qualche modo il tuo nemico. Io sono tra chi è assolutamente convinto che una dimensione nazionale è una dimensione perdente per i lavoratori, drammaticamente perdente, nel senso che c'è bisogno, come dire, di una dimensione di riconoscimento anche reciproco che permetta di affrontare i temi, e che bisognerebbe provare ad affrontare alcuni dei grandi tabù. Faccio un esempio: i dati dell'ILO, lo studio che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro sta facendo, prevede una possibilità per effetto della crisi del Covid-19 di più di 150 milioni di disoccupati, ma soprattutto indica il fatto che la percentuale di lavori poveri e quindi di lavoratori poveri possa moltiplicarsi violentemente e ben più di quello che è successo con la crisi finanziaria 2008-2011. Allora, esiste una dimensione nazionale per cui si affronta il tema del lavoro povero? Esiste una dimensione nazionale per cui si cancella la precarietà? Esiste una dimensione nazionale che può permettere di dire che bisogna distribuire il lavoro e quindi ridurre significativamente gli orari? Io credo che una dimensione solo nazionale sia una dimensione corporativa, cioè possono arrivare a questi obiettivi solo delle aree forti di lavoro e non l'insieme dei lavoratori e delle loro condizioni. Questa è la ragione per cui io penso che bisognerebbe rilanciare una grande partita democratica, che vuol dire non solo che se siamo in una dimensione europea il Parlamento non può avere il veto della non traduzione delle sue decisioni, e quindi che il rapporto tra Parlamento europeo e Consiglio d'Europa non può essere quello attuale, che se siamo una dimensione europea non ci può essere l'obbligo del consenso unanime di tutti, perché nessuna democrazia può funzionare nella logica del consenso unanime, perché impedisce appunto di avere decisioni che rispondano ai problemi, ma soprattutto bisogna che ci interroghiamo su come i soggetti sociali in Europa contino qualcosa.
perché faccio un esempio, allo stato del dialogo sociale in Europa attuale è quello per cui se la Commissione vuol discutere di salario minimo, Business Europe risponde che loro non intendono aprire un negoziato, non esiste un ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali se non quello di rispondere a delle domande che vengono fatte. Quindi c'è anche un tema di come proprio gli strumenti di attuazione cambino i rapporti e permettano una soggettività dei lavoratori europei che oggi onestamente non c'è. Massimo, cosa accade o cosa potrebbe accadere se l'Europa progressivamente perdesse di senso? Soprattutto mi penso a cosa potrebbe accadere dal punto di vista economico e finanziario in questo caso. Esiste, come diceva Susanna, una dimensione nazionale della risposta che sia all'altezza oggi? Audio riattivato, si sente? Ora sì. Ora sì. Sì, sì, scusate, ma uno non ci pensa, poi si fanno come se sembra di essere dei matti e si agitano. No, dicevo, no, non avrebbe senso per nessuno, e questo tra parentesi mi sembra anche, diciamo così, uno stimolo a riflettere bene a quello che si fa, nel senso che non ci sarebbe nessuno Stato di quelli che compongono questa malferma semiconfederazione che è per adesso l'Unione Europea, perché di più non si può parlare dal punto di vista politico, nessuno di questi stati avrebbe nessuna capacità di giocare il gioco dei lupi che si sta giocando in questo momento a livello globale. Il gioco dei lupi è tre: Stati Uniti, Cina, Unione Sovietica. Già l'Europa sta perdendo la grandissima occasione di entrare in questo gioco per calmarlo, pacificarlo, come diceva Marc, anche per dire cose diverse da quelle che dicono i lupi, diciamo così, pur sapendo che a livello geopolitico, diciamo, la ragione della forza continua a dover essere esercitata entro certi limiti. Quindi, diciamo, è chiaro che una Germania fuori dall'Unione Europea non avrebbe più nessun vantaggio. E quindi questo, diciamo, è un buon incentivo a pensare bene, diciamo, a quattro volte prima di parlare, prima di dire cose che possono davvero mettere in forse il mantenimento della baracca. E qui però, ecco, francamente, rispetto a quello che diceva Sergio Cofferati, che capisco nell'intenzione, io, diciamo, strategicamente tenderei a dire: non partiamo dalla riforma dei trattati, ma arriviamoci, cioè cerchiamo di capire qual è lo spazio oggi a trattati invariati, con le cose che possiamo fare per giocare una partita diversa da quella che si è giocato fino adesso. E mi spiego. Ripeto, è chiaro che, diciamo, l'opzione ideologica è stata quella di costruire un'Europa sulla competizione, no? Purtroppo la competizione porta a delle diseguaglianze, porta a delle divaricazioni, porta a un indebolimento dell'Unione. Però, diciamo, il gioco della competizione può essere giocato finché c'è un vincente, voglio dire, finché io posso dire mors tua, vita mea, e le regole me lo consento, francamente non vedo perché no, diciamo. È stato anche il gioco, diciamo, del nord rispetto al sud. È chiaro che per come è stato disegnato l'euro, la Germania ha ritratto un vantaggio enorme, perché non ha dovuto più rivalutare la sua moneta, noi non potevamo più svalutarla, e quindi quegli squilibri di bilancio dei pagamenti che sistematicamente venivano risolti con le svalutazioni e le rivalutazioni si sono trasformati in un vantaggio mercantilistico della Germania, che ha, diciamo, potuto abusare di posizione dominante, diciamola così, ok? Ora però esiste un livello oltre il quale mors tua, mors mea. A questo punto, quale degli stati europei potrebbe davvero far giocare la logica lupina, lupesca, del chi è più forte vince e chi è meno forte mostra la gola sperando di non farsi sgozzare? In questo momento abbiamo un problema, diciamo, c'è, diciamo così, una situazione in cui cooperare ha più senso che competere, ok? Anche perché è finito un ciclo, visto che si parla di lotta di classe, è evidente che la lotta di classe è stata persa negli anni 80
proprio anche grazie all'apertura, perché era finito il modello fordista, perché non bisognava più produrre all'interno per consumare all'interno, perché i vantaggi del capitale si avevano con le delocalizzazioni, e quindi si è costruito una bella tavola di biliardo, bella liscia, che si chiamava Unione Europea Mercato Unico, per giocare la carta della mobilità dei fattori, sostanzialmente capitali innanzitutto, ma anche delle produzioni. Ora, può essere che la fine del fordismo abbia dato questo, ma noi siamo nella fine del fordismo. Proprio per quello che diceva Andrea, qui ormai non è mica più questione solo di lavoratori, è questione di cittadini, è questione di reddito di cittadinanza. Io ringrazio Andrea di reddito di base, di reddito di dignità, ringrazio Andrea di aver posto questa questione, che pone anche evidentemente il problema del suo finanziamento, perché un reddito di base serio costa. Oltre in termini proprio di quell'investimento pubblico che solo il pubblico può fare e che solo il pubblico può fare per mettere a disposizione le risorse che c'è. Nella competizione si è giocata, la partita si è giocata contro i lavoratori, perché competizione vuol dire che chi comprime ha un vantaggio competitivo. L'ha fatto la Germania con il mini-job, con le sue destrutturazioni del mercato del lavoro, ha guadagnato un vantaggio che ha potuto mantenere in maniera cumulativa, oltretutto. Oltretutto dei lavoratori che nel sindacato dicono: ma come, noi abbiamo fatto gli sforzi, adesso non li devono fare anche gli altri? Quindi io capisco bene che i taxpayer tedeschi, anche se sono riuniti in un sindacato, dicono che la mutualizzazione non la vogliono. Perché a questo punto ci sarebbe proprio un problema di come. Solo io ho dovuto prendere bastonate e adesso arrivate voi e non le prendete. Tutti, quantomeno, diciamo, mal comune mezzo gaudio. Ma esiste, secondo me, questa situazione. Noi siamo in questa situazione. O viene vista o non viene vista. Se viene vista, se ne esce. Se non viene vista, si salta. Ma qui, appunto, a domanda secca, risposta secca, diceva giustamente Suona Camuso, c'è la possibilità che l'Unione Europea salti. Se non viene vista, la necessità e la possibilità e l'opportunità a trattati invariati di mettere in atto delle strategie cooperative che, dico, per prendere il toro per le corna, devo innanzitutto partire dal finanziamento del debito pubblico. Non è che voglio portare sempre, diciamo, l'acqua al mulino in cui mi riconosco una qualche competenza, perché io non sono, diciamo, un economista della produzione, quindi voglio dire, è inutile che pontifichi su cose che non conosco, però siamo anche di fronte a una situazione in cui quello che si deciderà giovedì è se ci diamo l'infrastruttura finanziaria per poter vedere un domani. Perché se per caso sbagliamo lì, di domani non ce n'è, e tutte le cose belle che possiamo pensare le faremo, se le faremo, da soli. Nel senso che qui si tratta proprio veramente di costruire di mantenere quel collante finanziario che è stato il collante fino adesso dell'Unione Europea, ma che deve essere cambiato, diciamo, nella sua formula, e deve incollare in maniera diversa, non più in maniera competitiva, ma in maniera cooperativa. Io insisto, cioè c'è a questo punto per forme di, diciamo, emissioni comuni, di, diciamo, forme cooperative di finanza pubblica, c'è un vantaggio evidente per tutte le nazioni, molto più forte che il vantaggio che deriverebbe da una competizione. Quindi, diciamo, la formica deve capire una cosa, che deve prestare, e quando il buon La Fontaine raccontava la sua storia della formica e della cicala, alla formica va a fare una figura orrenda, perché dice: la formica non sa prestare, ed è questo il più piccolo dei suoi difetti, quindi figuriamoci gli altri. Quindi ragionare in termini di formica e cicale veramente non ci può, perché è il modo competitivo di ragionare. Chi è la formica? Chi ha saputo investire meglio, chi ha saputo produrre meglio, chi ha quindi vinto la lotta per la sopravvivenza? Ma no! Quindi l'unica formica, o vediamo il formicaio europeo come un luogo dove appunto tutte le formiche, le formicuzze si tengono assieme e si danno un potere che è più grande della somma delle forze dei singoli, oppure non andiamo da nessuna parte. Secondo me, diciamo, quello che si gioca nelle prossime settimane è la partita del finanziamento dei debiti pubblici. Poi vedremo. Andrea, un'altra domanda, forse meno secca, ma all'interno della competizione globale, che riguarda evidentemente delle decisioni economiche, finanziarie, che hanno influenza su tanti aspetti della nostra vita, in cui i giganti delle piattaforme, delle multinazionali riescono a spadroneggiare,
una debolezza dell'Europa, è una dimensione nazionale. È un rischio anche per la nostra democrazia, non soltanto per la nostra presenza economica nel mercato globale. Beh, è un rischio molto forte. D'altra parte vorrei ricordarvi che siamo finiti purtroppo tutti in uno stato d'eccezione che l'avevano solo i francesi e prolungato ormai da moltissimo tempo, troppo. Noi siamo finiti tutti in uno stato d'eccezione con alcuni elementi di criticità molto rispetto alle libertà personali molto pesanti che credo siano sotto gli occhi di tutti. Dopodiché il nodo vero sta dietro quello che stiamo vivendo oggi, cioè il tema per esempio dell'utilizzo delle app per la questione sanitaria eccetera. Stiamo attenti ragazzi, perché lì ci sono degli investimenti colossali, sempre dei signori, diciamo, delle cosiddette FANG, come vengono chiamate in base agli acronimi, alle lettere iniziali delle aziende, che hanno investito un sacco di soldi, no, per controllare il dominio dei dati, perché sapere come ti comporti, che cosa fai, quanto ti muovi, ha un'implicazione di un valore economico enorme. È la famosa ipotesi economica per cui noi siamo messi al lavoro permanentemente, nel senso che siamo messi al servizio del profitto delle piattaforme digitali. Questo è già così, purtroppo, la cosiddetta bioeconomia, biopolitica in questo senso è abbastanza evidente. Quindi noi abbiamo questa implicazione, ma per questo che io credo che sia indispensabile più che mai il ruolo pubblico, come dicevo, magari meno in alcune questioni di controllo diretto economico, ma di controllo delle libertà individuali, di controllo di queste informazioni, che sono quelle che determinano già oggi, determineranno i profitti ampissimi che vengono già realizzati. Da questo punto di vista, insisto, guardate che l'Unione Europea purtroppo, perché quando facciamo queste discussioni è importante anche che guardiamo qualche elemento, come dire, storico. Bisogna dirlo, questa unione monetaria è nata sotto l'egida del ruolo della finanza, perché questo è il dato determinante. Quando è stata fatta la separazione delle cosiddetta storica, no? Banche centrali, tesoro, eccetera, lì si è creato l'elemento iniziale, come dire, del vulnus e della crisi, quando abbiamo incominciato a collocare i debiti sovrani sui mercati secondari, e quindi ci siamo messi mani e piedi e collo nelle mani del sistema finanziario. Da quella roba ci dobbiamo uscire. Come ci dobbiamo uscire? Beh, sicuramente un ruolo importante lo stanno svolgendo le banche centrali, volenti o nolenti, ma non è sufficiente. Guardate a quello che è accaduto in Giappone, la banca centrale giapponese, noi lo so che ne parliamo poco di questo, ma si è ricomprata quasi il 60% del debito del Giappone e tutti sanno, perché questa sarà la dinamica, che questo 60% del debito verrà sostanzialmente reso perpetuo, perché è evidente che non c'è la capacità di rimborsarlo. Allora, il tema debito, come diceva giustamente Massimo Amato, è un tema cruciale, va affrontato in un senso globale, e qui torna anche l'interrogativo se vada affrontato, come avrebbero detto alcuni del passato, ricapendo diversamente il ruolo della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, perché di lì si passa, vedete che ritorniamo sempre lì, ritorniamo alle questioni. E allora mi sono obbligato a ricordarvi il discorso di Dominique Strauss-Kahn nel pieno della crisi del 2008-2009, quando lui, dallo scranno del Fondo Monetario Internazionale, pose esattamente questo, cioè bisogna ripensare a una moneta sovranazionale che possa intervenire dal punto di vista come regolatore dei fallimenti del mercato, perché qui siamo di fronte a fallimenti del mercato. Anche il coronavirus è un fallimento drammatico del mercato, sotto vari aspetti, in particolare del mercato legato alla sanità, che è la, come dire, l'apoteosi della simmetria informativa, perché se c'è un settore dove il mercato è considerato fallace da tutti, e gli americani sono lì a dimostrarlo anche nei conti economici e nella spesa
nell'incidenza della spesa sanitaria sul PIL è il settore sanitario, poi viene il campo finanziario, ma il settore sanitario è il primo. Allora noi siamo di fronte a una pletora di fallimenti del mercato. Non voglio discutere se sono fallimenti del capitalismo, perché andremo troppo lontano, sono sicuramente fallimenti del mercato. Allora, sui fallimenti del mercato ci sono solo due strade nell'intervento dello Stato: la mutualizzazione e quindi il comunismo del capitale, che è quello che abbiamo vissuto nelle ultimi 30 anni. Ogni volta che c'era una crisi intervenivano lo Stato, si pagavano le crisi con i soldi dei contribuenti per mettere a posto i buchi che venivano fatti dai profitti dei privati. Questa è la realtà. Oppure dobbiamo smetterla di fare il comunismo del capitale e dobbiamo cominciare a ripensare che lo Stato ha un ruolo fondamentale nella definizione di regole e di interventi fondamentali, anche escludendo il mercato laddove il mercato palesemente ha fallito. E il mercato mi sembra evidente che abbia fallito in molte cose. Quanta discussione c'è stata, noi sul sito l'abbiamo raccontata, lo racconteremo ancora, sul fatto che a questa epidemia siamo arrivati dopo la SARS, dopo il MERS, e si sono fermate le operazioni per lo sviluppo del vaccino perché i privati non avevano un interesse economico a sviluppare quel vaccino. E questi sono i nodi fondamentali e a questo punto si ritorna a discutere del ruolo del pubblico, perché deve occuparsi della sanità, perché deve pensare alla ricostruzione dell'economia, ma nel frattempo i profitti che sono stati realizzati dove sono finiti? Perché questo poi bisogna anche che lo diciamo, no? Veniamo da una stagione alla quale sono stati distribuiti tonnellate di migliaia di miliardi di profitti, anche dopo la crisi del 2008-2009, perché parlate con i banchieri non hanno perso nulla, escono da quella crisi con grandissimi risultati, anche grazie alla bolla della liquidità creata dalle banche centrali per venire incontro, cioè per cercare di mettere una pezza alla crisi prodotta in quel caso dalla finanza. E adesso rischiamo di ritrovarci con un'altra bolla di liquidità nella quale la finanza guadagnerà se non interveniamo con correttivi profondi rispetto ai fallimenti del mercato, che palesemente stanno fallendo anche sulla questione dei debiti sovrani, perché è evidente che lì c'è un fallimento del mercato e il mercato dei debiti sovrani non ha senso di essere, secondo me. Io chiudo qui la nostra discussione ringraziando tutti i nostri ospiti. Credo che sono emersi molti temi e spunti utili anche in grado di farci ragionare a partire dall'Europa su questioni di grande respiro e di grande importanza anche per la vita quotidiana di tutti noi. Chiudo con alcune comunicazioni di servizio. La prima è che iniziative come queste Sinistra Italiana è in grado di organizzarle attraverso il finanziamento ai partiti attraverso il 2 per 1000, quindi invito per chi compila una dichiarazione dei redditi è quella di inserire il codice T44 all'interno del 2 per 1000. Sembra una piccola cosa, forse un elemento di banalità in questi tempi così difficili, però è quello che ci consente e consente un esercizio effettivamente democratico. La seconda comunicazione riguarda la Lombardia invece. Trovate sulla pagina Facebook di Sinistra Italiana, Sinistra Italiana Lombardia, il link a una petizione importante che chiede il commissariamento della sanità lombarda, che è un elemento di contraddizione esattamente di una delle cose di cui si discuteva prima, del rapporto tra pubblico e privato, che sta emergendo in maniera drammatica col coronavirus. Invito e anche a firmare questa petizione e rendere più forte questo messaggio, che non riguarda soltanto l'intervento nell'emergenza, riguarda anche un cambio di paradigma nella gestione dell'emergenza e nella distribuzione di un pezzo importante di servizio pubblico. Io vi saluto a tutti, grazie per essere stati collegati e una buona serata. Ciao a tutti. Grazie, arrivederci, ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè.
No, ma era... Perché è arrivato il buio. No, ti assicuro, Sergio, guarda, allora, è il terzo giorno di seguito. Non l'hai tirato. Sergio, non è